si ipotizza che una civiltà aliena, la quale voglia intenzionalmente segnalare la propria presenza a noi terrestri, così come ad altre civiltà, trasmetta i propri segnali intorno alla frequenza di 1,420 GHz. Perché proprio questa frequenza e non altre? Perché questa frequenza è la frequenza più importante di tutta la radioastronomia, nel senso che è la frequenza emessa dagli atomi di idrogeno quando il momento di rotazione, diciamo così, di spin si dice in fisica, comunque il momento di rotazione dell'elettrone cambia rispetto al momento di rotazione del protone. E quando questo avviene, e tecnicamente si dice una transizione di spin, viene emessa un'onda elettromagnetica che ha appunto la frequenza di 1,420 GHz. Ora, siccome l'idrogeno è di gran lunga l'elemento chimico più abbondante non solo nella galassia ma in tutto l'universo, è chiaro che anche gli astronomi extraterrestri dovrebbero già averlo scoperto, se sono in grado di trasmettere dei messaggi di tipo intelligente, intenzionalmente diretti ad altre civiltà, così come l'abbiamo scoperto noi. Sulla Terra questa frequenza è stata scoperta intorno al 1947 dagli americani su suggerimento di Van der Hulst, che era un astrofisico olandese. Quindi la conclusione è che noi facciamo l'ipotesi che questa sia la frequenza più probabile intorno alla quale trovare un segnale extraterrestre. Ma naturalmente potrebbe anche non essere così, per cui anche altre ricerche su altre frequenze possono avere una loro brava validità. Questa non è la sola ipotesi che si fa per poter fare delle ricerche SETI, ci sono altre ipotesi. La prossima che voglio spiegarvi è sostanzialmente, se mi consentite questo termine, un'ipotesi di risparmio energetico. Semplicemente si ipotizza che anche gli extraterrestri, per avanzati che possano essere, devono pur pagare una bolletta della luce, cioè devono pagare la bolletta della corrente elettrica con cui fanno funzionare il proprio radiotelescopio e con cui mandano il messaggio. Ora, per pagare il meno possibile, cioè per consumare meno energia possibile durante la trasmissione del messaggio, la cosa migliore è quella di trasmettere un messaggio su una banda dello spettro elettromagnetico che sia la più stretta possibile, ma veramente stretta, nel senso che in termini quantitativi ci si aspetta che sia anche inferiore ad un hertz, che è molto molto poco. Di solito le trasmissioni televisive vanno sui kilohertz o i megahertz eccetera di banda, quindi un hertz è veramente molto poco. Allora, avendo fatto questa ipotesi sul comportamento degli extraterrestri, sulla Terra noi calibriamo i nostri strumenti in modo che questi strumenti siano in grado di captare un segnale su banda molto stretta e quindi praticamente un picco di energia elevato circondato da zero energia al di fuori di questa banda. Ora, questa ipotesi si chiama l'ipotesi della banda stretta ed è rimasta in vigore, diciamo, per circa 50 anni, nel senso che tutti i radioastronomi che hanno condotto ricerche SETI nel mondo, sia russi che americani che europei, hanno sempre dato per scontato che questo era vero. Ma in realtà negli ultimi 50 anni c'è stato uno spostamento di tendenze nelle trasmissioni radio e televisive umane, passando da bande molto strette a bande sempre più larghe. Tutti noi sappiamo questo perché per esempio nei telefonini è quanto si è verificato, no? Si passa a bande sempre più larghe per migliorare la ricezione eccetera. Allora a questo punto sorge spontaneo il dubbio di dire: ma per caso non ci siamo sbagliati, nel senso che noi abbiamo cercato di rivelare il segnale ma con degli algoritmi su bande strette, che tecnicamente si dicono algoritmi basati sulla trasformata di Fourier. La trasformata di Fourier è l'algoritmo matematico che permette di rivelare segnali su bande strette. Quindi se ci siamo sbagliati, può darsi che il segnale c'era,
ma noi non l'abbiamo visto perché abbiamo cercato la banda stretta, mentre invece quello era su banda larga. Quindi uno degli sviluppi attualmente in corso, ma che probabilmente avrà ancora maggior seguito nel futuro, è quello di ricalibrare la strumentazione, sia hardware che software, in modo da poter captare dei segnali su bande sempre più larghe e non strette come si faceva. Presidente Roberto Pinotti, siamo giunti alla conclusione di questi tre giorni dove si è parlato di UFO, meglio del fenomeno UFO. Un bilancio. Ma il bilancio è largamente positivo, perché ci siamo trovati di fronte a relazioni di altissima qualità. Tra l'altro è importante riscontrare come il fenomeno si stia imponendo sempre di più a livello mondiale. Ultimamente il Ministero della Difesa britannico ha derubricato un notevole numero di casi ufficiali, e quindi già questo di per sé è una grossa conquista. Dopo la Spagna, l'Italia, anche l'Inghilterra si sta aprendo per quello che riguarda i suoi archivi, quindi si sta toccando con mano che il fenomeno è sempre più serio, sempre più coinvolgente, sempre più ufficiale. Che poi ci sia magari una grande potenza come gli Stati Uniti, che si muove con molta cautela e quindi anche con una operazione di sostanziale silenzio su tutti questi fenomeni, questo è un altro discorso, ma è anche comprensibile. Devo dire che la presenza dei delegati americani, da Israele, dalla Svizzera, dalla Germania, ha veramente dato un contributo notevole. Quello che importa è che gli standard qualitativi delle relazioni non soltanto non si sono minimamente abbassati, ma anzi stanno sempre migliorando, e il fatto che diciamo gli studiosi seri di ufologia si trovino sempre più a contatto con scienziati che magari affrontano il problema degli extraterrestri da un'altra angolazione, quella della radioastronomia, è ancor più importante, perché sta sempre più indicando che la questione non solo ormai è uscita dal ghetto dello scetticismo, ma soprattutto sta entrando in una dimensione scientifica che poi è quella che gli compete. Abbiamo visto grande affluenza di pubblico. È vero, e anche questo è un elemento di grande importanza, perché gli UFO, è vero, hanno sempre dato grande, sono stati un po' come una carta moschicida per il pubblico, però il vedere che appunto la gente ai nostri congressi è sempre di più è evidentemente un elemento che ci induce a fare sempre di più e sempre meglio. E a questo punto la domanda è: l'anno prossimo ci sarà ancora un altro simposio? Di cosa si discuterà, e può anticiparci qualcosa? Allora, sicuramente l'anno prossimo ci sarà un 14° simposio e un 7° simposio sul SETI, ma indipendentemente da questo, dire adesso di che cosa parleremo forse è un po' prematuro, perché quel che mi sembra importante rilevare è che questi fenomeni si stanno manifestando con ritmo crescente, e di conseguenza già magari 2 o 3 mesi prima della data in cui dibatteremo il prossimo simposio, può darsi che avvengano cose che diventeranno il clou dell'argomento della prossima manifestazione. Quindi adesso fare una previsione è un po' prematuro. L'anno prossimo perciò potremo avere anche la sorpresa di avere gli alieni tra di noi? Perché no? In tutti i casi, se dovessero esserci, saranno ovviamente i benvenuti. Noi li aspettiamo. Certo.